22, che di solito è anche l'uomo sulle traiettorie da palla inattiva anche sui calci d'angolo. Sì, in questa situazione lo Zampa o Barreto. Barreto comunque si è allontanato e di conseguenza è rimasto soltanto Zampa. Fase di disturbo anche da parte di due laziali. Va invece con una grandissima soluzione il numero 7 laziale Tommaso Ceccarelli, che mette dentro un gol meraviglioso. Punizione anomala al decimo minuto. Ceccarelli fa centro appunto in apertura di gara. Sì, ha fatto un grandissimo gol, tutti aspettavamo, me compreso, la punizione di Zampa, e a sorpresa Ceccarelli ha trovato un angolo veramente importante dove il portiere non poteva assolutamente arrivare, perché non solo era messa dal punto di vista dell'angolo bene, ma anche con la forza giusta. Era imparabile. Qui c'era la ragnatela. No, bene, 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 complimenti. Tolta da una traiettoria di Tommaso Ceccarelli veramente deliziosa. Insomma, un 92 che ha grandissimi numeri, un fantasista con funzione anche di mezza punta. Fase di disturbo anche da parte di due laziali. Va invece con una grandissima. Era messa dal punto di vista dell'angolo bene, ma anche con la forza giusta. Era imparabile. Qui c'era la ragnatela. No, bene, 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 complimenti. Tolta da una traiettoria. Era messa dal punto di vista dell'angolo bene, ma anche con la forza giusta. Era imparabile. Qui c'era la ragnatela. No, bene, 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 complimenti. Tolta da una traiettoria con funzione anche.